Oggi, ospite della nostra rubrica Parliamone con il consigliere del gruppo di opposizione di Brolo, della lista uniti per Brolo, Gaetano Scaffidi Lallaro. Iniziamo subito conoscendo questo consigliere e gli, gli facciamo una domanda che è quasi diventata di rito per noi: chi è Gaetano scaffidi lallor politicamente parlando? Come è entrato in politica e co come è diventato consigliere? Che cosa lo ha spinto a entrare in politica? Mi ha spinto a entrare in politica, innanzitutto, la passione per la politica che ho sempre avuto fin da ragazzino. Eh, ho, ho, ho avuto la possibilità cinque anni fa circa di candidarmi nella lista eh, di Nuccio Ricciardello e, e quindi lì è iniziato diciamo, il percorso di politica attiva, eh, anche se per la politica attiva bisogna considerare che comunque è importante che la si faccia anche se non si ricopre un ruolo istituzionale. Mi sono candidato la prima volta cinque anni fa e mi sono ricandidato eh, un paio di mesi fa per le ultime elezioni e siamo qui a cercare di, di, di svolgere al meglio quello che è il ruolo di consigliere comunale. Uniti per Brolo si è dimostrata in questi primi mesi di legislatura una minoranza abbastanza vigile sull'operato dell'amministrazione. Dell abbiamo visto che avete presentato diverse proposte in Consiglio Comunale, ne cito una per fare un esempio, quella sull'abbassamento della liquida IMU. Ci vuole parlare lei di queste, delle varie proposte? Guardi, noi abbiamo cercato di fare sia delle proposte che anche delle... Eh, attenzionare quelle che sono secondo noi delle, delle problematiche eh, su quello che è l'andamento del nostro comune. Eh, sulle proposte ne abbiamo fatte credo due molto importanti, una sull'Imu, sicuramente per l'abbassamento in un periodo del genere, in una crisi eh, nazionale e internazionale come questa, non ci sembra opportuno che il comune faccia cassa sui cittadini, ne abbiamo fatta anche e comunque la farà, lo comunico ai cittadini che alzeranno anche l'aliquota. E invece, ne abbiamo fatta anche un'altra, secondo noi molto importante, che è quella relativa alla compensazione dei crediti. L abbiamo proposto, ed è stata approvata anche dalla maggioranza, eh, con il regolamento che è già stato approvato anche dalla Commissione, nel giro di un mese e mezzo al massimo dovrà essere, dovrebbe essere a tutti gli effetti esecutiva. Diciamo, eh, la proposta della compensazione dei crediti, di tutti i cittadini di Brolo, residenti a Brolo che hanno dei crediti e non sono pochi nei confronti del comune eh, che vantano dei crediti possono chiedere la compensazione eh, eh. Di, di tutte quelle le tariffe comunali, la spazzatura, eh, l'IMU, eh, la pubblicità, tutto quello che sono tariffe comunali, i passi carrabbi, eccetera, possono compensarla con quelli che sono i crediti che vantano nei confronti del comune. Credo che sia una proposta molto importante eh, che abbiamo fatto e che, e che è stata approvata dal Consiglio Comunale. Eh, come opposizione abbiamo anche. Attenzionato su molte, molte problematiche che ci sono eh, nel nostro comune, non, non ultima quella che, che riguarda il nostro acquedotto. Abbiamo anche parlato della, della situazione della fognatura di Brolo: sono problematiche importanti che riguardano la salute dei cittadini. Sulla salute non si scherza. Qualcuno ci dice che facciamo terrorismo psicologico. Noi, dato che abbiamo, eh, non abbiamo eh, affermato che Ci sia qualcosa che nuoce alla salute. Abbiamo soltanto eh, portato all'attenzione anche con foto e video di quella che è la situazione eh, reale eh, di, della nostra rete fognaria e del nostro eh, acquedotto. Eh, poi sono i cittadini ad, a giudicare, non, non siamo noi. noi, il nostro compito è quello di segnalare i disservizi che ci vengono anche a noi segnalati eh, a sua volta dai cittadini. Che sono loro il nostro riferimento. E poi, naturalmente, aspetteremo le risposte dell'amministrazione. Allora, il rapporto del gruppo di opposizione con il Consiglio Comunale, in Consiglio Comunale, con la maggioranza, che clima si respira nel vostro Consiglio Comunale? Guardi, voi avete la fortuna o la sfortuna di assistere alle sedute, <ride> la fortuna credo, perché è un bel Consiglio Comunale, <ride> però vedete bene, i rapporti sono personalmente eccellenti perché abbiamo, ci conosciamo tutti, un rapporto con persone valide, assolutamente rispettabilissime e capaci. Se devo fare una critica al gruppo di maggioranza è che è quello di, di essersi appiattito un po' troppo sulle posizioni del sindaco. Eh, perché è chiaro, ve ne accorgete anche voi che non c'è dibattito fra noi e i consiglieri di maggioranza il dibattito è soltanto fra noi, il sindaco e poi fra noi è, è quel ruolo un po' particolare che abbiamo il nostro consiglio cioè quello di un presidente del consiglio che fa anche da capogruppo non me ne voglio il capogruppo ufficiale, ufficioso perché quella ufficiale si sta dimostrando che è il nostro presidente del consiglio che... Il Presidente del Consiglio è meno super partes del mondo, crediamo, perché svolge un ruolo ambiguo, secondo noi, quello di capogruppo della maggioranza, invece che quello che dovrebbe essere il ruolo di Presidente del Consiglio, però è simpatica. Ma mi dispiace per i consiglieri di maggioranza che gli permettono questo, però non dovrebbe essere quello il ruolo che dovrebbe svolgere un presidente del Consiglio. Per il resto. Ve lo accorgete voi, noi non abbiamo, a me piacerebbe avere un dibattito più serrato anche con i consiglieri di maggioranza, ma questo non avviene assolutamente mai. Noi dialoghiamo sempre e solo col sindaco, scelta loro, però nulla da dire sulle persone e sulla validità dei consiglieri comunali. Mi riferisco all'aula consigliare, poi il, il, comunale, il consigliere comunale svolge il proprio ruolo anche al di fuori, soprattutto al di fuori, perciò io non posso entrare nel merito di come lo svolgono. Di quello che avviene in Consiglio Comunale, questa è la realtà dei fatti. A proposito di querelle con il sindaco, ce n'è stata una molto accesa sempre in Consiglio Comunale, a proposito del, ehm, dello stato in cui versano le casse comunali di Brolo. Naturalmente oggi è tempo di tagli, di spendere review, un po' per tutti i comuni, di poche risorse disponibili, ma ci vuole fare una considerazione a proposito quali sono le critiche che maggiormente lei imputa al Sindaco? Eh, Guardi, questo è un argomento scottante perché qualcuno... Eh... Rimprovera il fatto di dire, ah, ma parlano solo dei debiti. Benissimo, parliamo solo dei debiti e continueremo a parlarne perché è giusto attenzionare su un argomento importante, perché non è che è una cosa secondaria. I debiti di un comune, come i debiti di una provincia, di una regione, di uno Stato, le casse di un'amministrazione sono. Uh, uh, il fulcro di quello che è un'amministrazione comunale è, è quello che ci aiuta a capire come è stata amministrata, non è per quante feste ha fatto, per quante eh, volte si è riempito un lungomalo, si è riempito una. è capire come, stanno, come stiamo messi con le casse comunali. Abbiamo detto che ci sono decreti ingiuntivi che superano il, milio il milione di euro. Solo due o tre decreti ingiuntivi. Abbiamo decreti ingiuntivi di oltre 700.000 euro dell'Enel, abbiamo decreti ingiuntivi della Tirena dell Ambiente di oltre 600.000 euro. Abbiamo decreti ingiuntivi, per farvi capire, che riguardano banalità, però questo fa capire anche come questa amministrazione comunale, come questo sindaco, ehm, stia sia eh, poco attento a quello che sono le attività dei commercianti. il rispetto verso chi lavora presso un'amministrazione comunale. Ne cito qualcuno perché è giusto che la gente sappia. Noi abbiamo, vedete voi la festa del gelato, ogni anno sono. Noi abbiamo decreti ingiuntivi che riguardano anche le, i frigoriferi che vengono posizionati lì. Abbiamo il mercato comunale e il lungomare, ci hanno fatto un decreto ingiuntivo sui bagni chimici. Per sette anni non li abbiamo pagati. È arrivato il commissario d'acta e ci ha preso qualche 50.000 euro. Abbiamo i decreti ingiuntivi per... I, per la fornitura di frigoriferi e di attrezzatura per la mensa, per la mensa scolastica. Abbiamo i decreti ingiuntivi addirittura per il Cristo risorto messo in mare. Cioè vi rendete conto? Su cose appunto superflue, cioè super, abbiamo i decreti ingiuntivi perché non lo anche per due carnevali, per due sfilate di carnevale il carnevale brolesi in giallo, qualcuno se lo ricorda, con le brasiliane, cioè abbiamo un decreto ingiuntivo anche per quelle, per quelle cerimonie là, abbiamo un decreto ingiuntivo per Anna d'Atangelo che è venuta a Brolo e, e altre decine di casi, le... cioè queste sono spese superflue, noi ci ritroveremo fra qualche settimana, fra qualche mese, anche fra qualche anno, a dover pagare cifre folli, anche di interessi legali, cioè per manifestazioni. Per spettacoli, per esigenze che forse non erano di primaria importanza. Ecco perché è importante capire come ha agito un'amministrazione comunale. Il Sindaco, se ne faccia una ragione, continueremo ad attenzionare quello che sono i debiti del comune di Brolo, perché me ne risultano molti altri. Non ne sto citando perché sto aspettando alcune carte che ho richiesto. Mi risultano anche debiti veramente vergognosi, fra virgolette. Perciò, perciò è giusto. Che i cittadini sappiano come il nostro sindaco, la nostra amministrazione, e anche quella precedente, quando il sindaco era assessore al turismo, ho citato Anna era di febbraio 2007, se non sbaglio, ancora lui non era in carica, ma era assessore al turismo. Cioè era lui che l'aveva portata a Brolo, è lui, che non è lui che era uno di quelli che non l'ha pagata. È chiaro, ecco, a cosa, cosa critico? Critico questo, critico che si sono spesi soldi per, forse, Riempire le pagine dei giornali, riempire i siti internet di belle foto, eh, riempire le no il nostro lungomare di tanta gente magari che viene dalla zona, piuttosto di magari stimolare invece quella che era, eh, quelle che sono le priorità di una località turistica come la nostra. Ad esempio, il turismo. Noi abbiamo, se lei veniva a Brolo 15 anni fa, sul lungomare, c'erano due alberghi, tre bar e un ristorante. Se lei va oggi ci sono gli stessi due alberghi, tre bar e un ristorante, cioè in 15 anni non è stata creata una struttura, non è stato dato sviluppo al, al turismo. Eh, il, il sindaco dice noi abbiamo creato la zona per costruirla, no, non basta creare la zona, bisogna dare lo stimolo all'imprenditore affinché investa in una zona del genere. L'imprenditore non è un benefattore, è un imprenditore perché appunto valuta se ci sono i benefici di, di investire in una certa zona. Se dalle nostre parti... Non c'è turismo. L'imprenditore perché dovrebbe venire a spendere milioni di euro per far cosa? Per poi lasciare i nostri alberghi vuoti? Ecco dove è mancata. È mancata anche nel, nello sviluppo del, com, del commercio, dell'artigiano. Hanno chiuso alcune fabbriche, cioè noi stiamo tornando indietro. Invece di progredire, stiamo tornando indietro. Stiamo tornando regrediamo. È, è una cosa brutta, è una cosa brutta per il nostro paese. Per questo questa è la critica che faccio. Abbiamo investito molto in clientelismo fa un clientelismo sfrenato il nostro sindaco, lui non me ne è mai da la pura verità, noi abbiamo 160 dipendenti comunali, continuiamo a vedere gente nuova che fa lavoretti, continuano a fare, assiste, a fare del comune un ufficio di, di, di assistenza sociale, non va, bene, non, non va bene, noi non possiamo dare l'idea che un'amministrazione comunale possa risolvere i problemi economici delle famiglie, sì è giusto aiutare quelle famiglie bisognose, assolutamente, su quello... Va benissimo, ma è giusto anche cercare di far capire che l'amministrazione comunale non ha un ruolo di padre di famiglia che deve aiutare tutti, perché altrimenti i soldi non ce ne cioè, sono. Bisogna far capire alla gente che la situazione dei nostri comuni tutti non è facile, non è semplice. Perciò cerchiamo di finirla con questi sprechi, continui sprechi. Cerchiamo di investirli in cose utili per la comunità, per lo sviluppo del nostro Paese. Questo dovrebbe fare un buon amministratore. Benissimo, passiamo adesso ad una riflessione di più ampia, diciamo politicamente parlando. Siamo nell'epoca dell'antipolitica. Le persone oramai sono un po' stufe dei vari slogan, dei vari Batman <ride> che si vedono nei vari DG e quindi bisognerebbe incominciare a parlare forse di buona politica. Siamo in periodo di elezioni in Sicilia soprattutto, e quindi secondo lei a questo punto la politica dovrebbe comunque dare una svolta, no? Cambiare rotta. Qual è la rotta che deve intraprendere? E, e qual è, secondo lei, per il futuro governatore della Sicilia, chiunque esso sia? Il requisito fondamentale e le priorità che questo dovrebbe avere per un rilancio della regione. Eh, guardi, io da uomo di centrodestra mi auguro che sia Musumeci a vincere. Eh, però a prescindere di chiunque vinca, io credo che sia veramente importante che i nostri politici capiscano che non è più tempo di slogan e di promesse. Eh, lei parlava dei Batman, sono situazioni veramente pietose. Eh, Perciò è giusto far capire, è giusto che i politici si assumano le responsabilità. È inutile dire dalla prossima legislatura abbassiamo gli stipendi, dalla prossima legislatura, no, dalla prossima. Dobbiamo farlo adesso, dobbiamo dare un segnale ai cittadini. Dobbiamo dare... Il prossimo presidente della regione Sicilia, secondo me, è importantissimo che si... si... faccia delle cose normali, perché noi abbiamo avuto gli ultimi anni veramente disastrosi. Cose... Ci mandano i soldi dall'Europa per investirla in produttività, in turismo. In agricoltura, in tutto quello che è per lo sviluppo della Sicilia. Investiamoli, ce li mandano e investiamoli. Non si, se non siamo riusciti nemmeno ad investire i soldi che ci mandano, vuol dire che non siamo nemmeno in grado di proporci come una realtà seria. Ecco cosa dovrebbe fare il, nostro presidente, il prossimo presidente della regione: fare cose normali, ma che aiutino veramente i cittadini siciliani, i nostri, cioè la nostra Sicilia, finalmente a poter fare uno slancio forte verso, verso, per tornare ad essere perché noi siamo una realtà che potrebbe essere bellissima un luogo che, per turismo per, per agricoltura, anche, anche industria, cioè noi potremmo essere un volano per lo sviluppo, però purtroppo siamo sempre lì, siamo sempre lì che ci mangiamo addosso perché la Sicilia non riesce a svilupparsi ed è veramente tragico. La colpa è anche dei nostri politici, dei nostri amministratori. Io se posso dare un consiglio a veramente a chi va a votare. Intanto andate a votare perché è giusto andare a votare. L'astenzionismo non aiuta. Eh, perché dice io non voto perché sono tutti uguali, però la politica comunque si interessa di noi tutti i giorni, perciò è giusto andare a votare. Scegliete il meno peggio se proprio dovete scegliere proprio per quanto riguarda le elezioni regionali. Brolo è un paese che sforna un paio di candidati, un paio forse più, un po' su tutte le coalizioni. Ci dà una sua previsione? Come la vede lei da, da brolese? Guardi, previsione è difficile farle anche per non fare figure dopo. Io mi auguro che il mio amico Nino Germanari riesca ad arrivare in Regione. Da brolese mi auguro che anche gli altri facciano comunque un risultato positivo. È chiaro che se dovessi dare un consiglio alle persone, dico, chi ci ha portato in questa situazione sono tutti gli ex consiglieri regionali che hanno avuto eh, la faccia tosta secondo me in alcuni casi e non mi riferisco a Brolo ma parlo in generale destra e sinistra di ricandidarsi. Io credo che bisognerebbe dare un segnale e non votare nessuno degli, degli uscenti, perché se qualcuno ci ha portato in questa situazione eh, sicuramente sono coloro che siedevano in quel Consiglio regionale. Questa è la realtà dei fatti. La nostra intervista finisce qui e noi la ringraziamo innanzitutto per aver partecipato, per aver accolto il nostro invito. E un saluto per i telespettatori. Io prima di tutto ringrazio voi per, per la cortesia che avete avuto nell'invitarmi e faccio veramente un, un caro saluto a tutti gli spettatori di Canale Sicilia. Complimenti.